A San Marco in Lamis anche il vicepresidente della Puglia, Raffaele Piemontese. Sono passati 5 anni da quel massacro mafioso, c'è voglia di parlare e dare continuità ai fatti, però in molti aspettano la verità. Sì, oggi come tutti gli anni ricordiamo non solo il fatto che due onesti cittadini, mentre stavano nel posto giusto, nel loro luogo di lavoro, hanno incrociato la ferocia della mafia, ma raccontiamo anche il fatto che da allora c'è una consapevolezza maggiore, non solo a livello territoriale ma anche a livello nazionale, del fenomeno della mafia nella provincia di Foggia. E da allora c'è stata una risposta massiccia dello Stato, ma non è necessaria solo la risposta massiccia dello Stato, ma c'è bisogno di una consapevolezza più diffusa tra i cittadini, perché noi questo fenomeno riusciremo a debellarlo se accanto all'ottimo lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine avremo complessivamente tutta la società civile, la politica, che sul punto è intransigente. E credo che ci siano esempi importanti nel nostro territorio. Io ho citato l'esempio a Cerignola di beni confiscati alle mafie che oggi, grazie al lavoro di una cooperativa, lì si producono prodotti agricoli, e dove sono stati anche salvati dalla marginalità ragazzi che avrebbero avuto un altro destino. Abbiamo inaugurato pochi mesi fa a Foggia Casa Panunzio, che era una sontuosa villa appartenente a una famiglia mafiosa di Foggia, che oggi è un centro sociale. Stessa cosa è avvenuta a Vieste. Cioè, questi sono segnali importanti di un territorio che sa che mafia vuol dire povertà, e quindi sconfiggere la mafia significa avere maggiore benessere.